Buongiorno a tutte. Allora, oggi ricomincio con un video sui prodotti finiti. Ho finito parecchie cosine questo mese, non sembrerebbe, ma sono tanti, sono soprattutto prodotti piccoli, ecco quelli che ho finito, quindi direi di iniziare subitissimo. Cerco di dare un ordine a questo video, quindi parto dai prodotti sotto la doccia, quindi shampoo e balsamo che mi vengono all'occhio per primi. Sono questi qua, quelli che abbiamo terminato ultimamente, l'ultra dolce per capelli secchi all'olio di argan e camelia. Questo qua è uno dei miei shampoo preferiti, lo termino e lo ricompro spesso, quindi nulla di che da dire, è il mio preferito, quindi questo dice tutto. E per capelli secchi, ma io comunque lo trovo ottimo anche se avete una cute grassa e soprattutto se soffrite di forfora, vi consiglio degli shampoo di questo tipo qua. Ok, ho chiuso la finestra così magari non ci saranno tanti rumori di sottofondo. Allora, balsamo Splendor al cocco. Questo qua è uno di quei balsami così così per sciogliere i nodi, e se non si ha tante pretese di morbidezza del capello può andare bene. Però in generale, ecco, non è uno di quei balsami che mi piace particolarmente. Allora, adesso, sempre parlando di prodotti per la doccia, abbiamo finito due bagno doccia che sono molto interessanti. Allora, questo qua è della Ushuaï, non so bene come si dice, ed è una crema doccia alla fave di caffè tonificante olio di macadamia. Questo non so se si trova in Italia, comunque nel caso in cui si dovesse trovare, ve lo consiglio perché è un prodotto molto carino e davvero idrata la pelle, non la lascia per niente secca, è una profumazione davvero fantastica, quindi questo qua ci è piaciuto un sacco. Come ci è piaciuto anche questo qua, che è il Prince Charming di Lush. Questo qua non so esattamente se era un'edizione limitata o se si può ancora reperire, comunque è stato davvero una crema doccia fighissima perché è colorata, come potete vedere, di rosa bubblegum e proprio ti colora la pelle mentre la massaggi. Quindi, cioè, tu sei in doccia, ti massaggi con questo crema doccia e davvero sei tutto quanto rosa, anche la schiuma che fa quando ti sciacqui è rosa, è una cosa carinissima. E appunto mi è piaciuto. La profumazione è molto particolare, è dolce, ma non quel dolce mieloso, insomma. Ve lo consiglio soprattutto se appunto volete magari fare un regalino simpatico ad un'amica. Questo qua mi è piaciuto tanto e me l'aveva regalato tra l'altro Franci, quindi sono super contenta perché mi è piaciuto davvero tanto. Adesso vi parlo dei prodotti The Body Shop che ho terminato perché non so quale altro ordine dare a tutte queste cose. Allora, iniziamo con... Allora, sono tre prodotti del Body Shop finiti in questo periodo. Innanzitutto la crema mani, questa qua dell'edizione natalizia, la Spice Apple, mi è piaciuta tantissimo. Le creme mani del Body Shop in generale mi piacciono un sacco perché hanno una consistenza super leggera e davvero si assorbe super in fretta e irrata abbastanza la pelle. Quindi mi piacciono tantissimo queste creme mani, ve le consiglio nel caso in cui appunto vogliate provarle e siete indecise. Dopodiché ho terminato anche, nel frattempo è tutto pieno di pelucchi, perfetto, questo qua che è il burro corpo, sempre del Body Shop, della linea sempre natalizia. Mi sono andata sotto insomma a terminare le cose natalizie perché era l'ora. È un burro corpo, appunto terminato, insomma, c'è più niente. E anche questo qua, l'ho già detto svariate volte, i burri corpo di The Body Shop mi piacciono tanto perché comunque sì, ti lasciano la pelle leggermente, leggermente con la sensazione di un tic, che lascia davvero la pelle idratata per tantissimo tempo. E oltretutto la profumazione resta anche a lungo addosso, quindi mi piace davvero tanto e appunto mi spiace solo di averlo finito perché non si ritrova più questa edizione qua in giro. Altro prodotto del Body Shop finito è questo, il burro struccante, la camomilla di cui si parla tantissimo. Questa è la confezione ancora vecchia perché adesso l'hanno riformulata, la confezione, non penso il prodotto. L'ho regalato anche a Franci questo e io all'inizio l'avevo comprato, l'avevo provato e non mi era piaciuto perché appunto diciamo che mi aspettavo altro, ecco. Poi ho ripreso ad utilizzarlo nel periodo invernale e con la pelle più secca mi è piaciuto tantissimo. Per quanto riguarda lo struccaggio degli occhi non lo uso, cioè ho provato ad usarlo, ma mi facevo uscire tutti i grani di miglio in questa zona, quindi basta, stop, abbiamo smesso di usarlo. Però per struccare il viso mi è piaciuto davvero tanto, soprattutto perché appunto riesce a sciogliere tutto.
e non hai bisogno di struccarti con altro, quindi è un ottimo modo e mi piace tantissimo anche per riuscire a risparmiare dischetti di cotone e quindi non inquinare ulteriormente. So che può sembrare una cosa stupida detta da una persona che è acquistatrice compulsiva di prodotti, ma comunque è una cosa a cui mi piacerebbe fare più attenzione con l'avvenire, quindi questo qua di sicuro per il prossimo inverno lo ricomprerò. Non adesso che arriva l'estate, perché preferisco piuttosto dei gel per struccarmi, ma comunque questo qua davvero, se avete la pelle secca, è stupendo, vi strucca tutto, davvero un ottimo acquisto. Direi di continuare con questo qua, che è una mini taglia del siero viso della Benefit. È un prodotto che appunto ho finito, si finisce anche abbastanza in fretta volendo questo, se si usa tutti i giorni. Ed è un prodotto che vi ho già recensito nel video apposito in cui vi parlo di tutti i prodotti Benefit della linea skincare. Mi è piaciuto, molto leggero sul viso, quindi una recensione positiva. Ho utilizzato questi qua che sono le maschere per occhi in tessuto di Sephora al miele. Queste qua appunto ne avevo comprate diverse con gli sconti passati. Queste qua al miele mi sono piaciute tanto, appunto io le tengo su fino a che non si asciuga quasi completamente il tessuto e poi le levo, il contorno occhi è molto più morbido, rinfrescato, compatto rispetto a prima. Ho fatto una recensione test insieme a voi, che ho visto che vi è piaciuto un sacco, altrimenti vi ho mostrato tutte le altre che ho acquistato di questo genere in un video haul, se per caso mi interessa lo trovate appunto negli ultimi video che ho caricato. E sempre per il contorno occhi ho terminato non usandolo come contorno occhi questo prodottino di Alverde, che appunto è una crema occhi per pelle da normali a secche, che non mi è piaciuto affatto rispetto all'altro che avevo provato, che probabilmente era solo per pelli secche, non da normali a secche. Questa qua mi ha fatto una reazione allergica spaventosa, nel senso che inizialmente l'utilizzo appunto nella zona contorno occhi, però comunque sia vedevo che non mi idratava particolarmente, soprattutto la texture era una crema che faceva la patina bianca a furia di stendere e stendere e si assorbiva. E già lì dicevo che secondo me non è il massimo. Poi, come faccio spesso a volte con i contorni occhi, se me ne resta un po' di più, magari me lo metto sul resto del viso per idratare anche il resto del viso, tanto di solito lo faccio sempre. Questo qua mi ha fatto una reazione allergica su tutta quanta questa parte qua del viso, mi ha fatto uscire tutti dei bollicini, dei brufoletti sparsi ovunque ed era tipo una cosa orribile, quindi mai più lo ricomprerò e mi sento anche di sconsigliarlo a voi, quindi nel caso in cui siete interessati a un contorno occhi al verde, questo non lo prendete. Adesso ne sto provando un altro di un altro marchio, penso sia sempre tedesco naturale comunque, e insomma questo qua non mi è piaciuto sin dall'inizio, mi ha fatto anche reazione allergica. Ciao. Dopodiché ho tre balsami labbra, uno finito, due da cestinare purtroppo. Allora, quello finito del tutto è l'Eos, che io ho amato davvero la follia. Volevo cercare di prendere quel che restava, ma ho fatto un casino. Se sapete come si apre del tutto il cosocchio, lo faccio, ma appunto era completamente finito. Questo qua lo tengo perché è quello che mi ha regalato mia sorella quando è tornata dall'anno all'estero in America, quindi me lo tengo, come ho ancora la confezione della Naked Basics che mi ha regalato lei. Comunque sia davvero ottimo, un balsamo labbra che mi piace un sacco. Lo tengo a casa di solito, l'altro che sto utilizzando adesso, perché appunto mi spiace portarlo in giro, sporcarlo, rovinarlo, eccetera. È davvero molto carino, contanto che costa sui 6-5 euro. Ecco, meglio che me lo tengo caro. Comunque sia davvero mi è piaciuto tantissimo. Come mi sono piaciuti un sacco questi due, ma devo buttarli perché a parte che uno è scaduto e l'altro penso sia mezzo scaduto e mezzo proprio andato rovinato, questo qua è quello della Coca-Cola alla vaniglia Lip Smacker, mi è piaciuto un sacco. Sto usando adesso un altro alla Coca-Cola Sherry, sempre di questa linea qua. Sono ottimi come balsami labbra, in teoria dovrebbero anche avere buoni ingredienti, penso, e davvero mi piacciono un sacco. Li applichi una volta durante la giornata e ti tengono le labbra idratate davvero quasi tutto il giorno. Questo qua lo portavo di solito al lavoro, quindi per questo sia un po' sciacquaiato perché in cucina si muore di caldo, però ecco, è davvero un ottimo ottimo prodotto.
E anche questo qua è della Burt's Bees ed è il loro balsamo labbra, quello mentolato. Questo l'ho preso quando andai in quarta superiore, penso, in quarta, in terza, in quarta. Quarta superiore a Londra, l'ho preso da Boots, penso si chiami. L'ho usato un sacco, ragazze. Il problema è che appunto penso sia praticamente scaduto. Perché a me piaceva ancora un sacco, però ho visto la data di scadenza su uno nuovo che ho, 12 mesi, questo qua ha molto più di 12 mesi ed essendo un prodotto naturale, preferisco insomma buttarlo piuttosto che tenerlo ancora, si sa mai quello che mi può venire, comunque è ottimo davvero. Io lo usavo specialmente la sera, appunto ne mettevo su due quintalati sulle labbra, contorno labbra e tutto quanto. E davvero mi svegliavo con le labbra nuove completamente. Quindi questo qua in inverno è un toccasana proprio perché io ho le labbra screpolate sempre, in inverno ancora di più. E poi essendo mentolato è anche piacevole. Poi dopo che ti abitui, ecco, al sapore di menta è piacevole anche utilizzarlo. Dopodiché gli ultimi prodotti. Allora, ultimamente i miei sono venuti per trovarmi, insomma. E mi hanno portato la mia amatissima Alex, la mia cassettiera amata. E appunto queste settimane l'ho messa un po' a posto, ho riordinato tutti i cassetti, ho visto come sistemare tutti i prodotti beauty che ho accumulato qui, eccetera. Se mi interessa poi vi faccio un video apposito in cui vi mostro come è sistemata adesso. E comunque ho ritrovato questi all'interno, come ho ritrovato anche altri prodotti make-up di quando ero un po' più piccina. E questi qua ero indecisa se tenerli da parte perché ho un piccolo beauty in cui tengo da parte i miei primi prodotti make up perché appunto sono un ricordo eccetera e mi spiace buttarli. Questi qua invece mi sono decisa a buttarli nonostante siano tipo una reliquia penso. Sono i miei primi gloss, penso i gloss che utilizzavo di più in assoluto di Essence. Comunque non si vede, ma questi qui erano almeno a metà come utilizzo, mentre quello arancione lo usavo in estate qualche volta così. E questo qua era quello The Color Arts per appunto i pigmenti. Ormai puzzano, non li metterei mai e poi mai sulle labbra. Quello rosa e quello rosso erano i miei preferiti ed erano quelli che utilizzavo quasi tutti i giorni, quando tipo andavo alle medie, penso ormai, o alle superiori, all'inizio delle superiori. Hanno fatto la storia per me, però è arrivato il momento di buttarli e ci tenevo solo a farveli vedere per questo motivo. Dopodiché, due prodotti, uno che ho finito, l'altro anche qua che butto perché era nel cassetto da anni. Allora, ho finito il mascara volume massimo, penso, una cosa del genere. Il campioncino o anche la versione mini taglia normale di questo mascara qui. È un mascara che mi è piaciuto particolarmente, appunto adesso non fa più quasi l'effetto dell'inizio, quindi è per questo che lo butto, però è davvero molto molto carino come mascara. Probabilmente me lo tengo, me lo lavo per lo scovolino, ma è davvero un mascara che mi è piaciuto tanto. Allunga un sacco le ciglia e quello che fa più che altro appunto è allungarle e separarle, non dà questo grande volume, però come effetto mi piaceva tanto soprattutto per le ciglia inferiori e per quando non indossavo make-up, comunque un trucco molto leggero senza eyeliner. Mentre butto a malincuore la colla duo che presi un sacco di tempo fa, l'avevo presa insieme a Chiara, me lo ricordo ancora, eravamo andate alle gru insieme perché appunto facciamo uno dei nostri giri per centri commerciali e trucchi soprattutto ed ero decisa se prendere questa qua la duo o quella di Make Up Forever che era più piccola. Alla fine mi sono fatta convincere dai 1000 video che avevo visto per prenderla duo. Alla fine quanto l'avrò usata 2 volte neanche, cioè praticamente pieno il boccetto, ma è una cosa oscena, non lo apro perché puzza da morire, è gialla, in realtà dovrebbe essere bianca, quindi immaginate voi. E nulla, insomma, la butto. La cestino, nonostante sia una semi reliquia per me, perché non penso comprerò mai più colla per le ciglia finte, perché le ciglia finte non le uso. E se volessi usare qualche glitter ogni tanto, quella ho appunto il primer per glitter. Quindi questa qua devo salutarla. E quindi, ragazze, questi qui erano i miei prodotti finiti dell'ultimo periodo. Appunto, cestino vuoto. Il prossimo video su prodotti finiti
penso sarà l'ultimo video che vedrete in questa stanza, perché poi molto probabilmente mi trasferirò, non so ancora esattamente dove, non so ancora esattamente il quando lo farò, ma sarà così sicuramente. E quindi nulla, insomma, io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti finiti e se conoscete quelli che vi ho mostrato, se vi piacciono o meno. Fatemi sapere se c'è un video in particolare che vorreste vedere sul canale. E nulla, quindi io vi saluto, ci vediamo più presto con un nuovo video, vi auguro una splendida giornata. Ciao ciao!